Buonasera a tutti e bentornati all'Amanti del Podcast. Beh, buonasera, buon pomeriggio, insomma. Oggi siamo qui con Laura. Ciao Laura, come stai? Ciao a tutti. Allora Laura, se intanto vuoi presentarti, fare una breve introduzione di chi sei, cosa fai? Certo, assolutamente. Allora, io sono Laura Pirotta, sono psicologa clinica specializzata in neuroscienze, quindi sul cervello. Sono una blogger, su YouTube ho un canale abbastanza seguito, diciamo sono più di 60.000 iscritti e siamo sempre, la community si sta allargando sempre di più, dove faccio sia delle formazioni proprio didattica sul manuale psichiatrico, di psicologia, di filosofia, ma anche dei corsi per la gestione dell'ansia. Adesso ho appena iniziato con un corso di mindfulness, con esercizi di meditazione e di visualizzazione per il rilassamento, quindi insomma sto spaziando molto. Un 360 gradi sulla psicologia praticamente. Sì, esatto. Da oggi volevamo parlare precisamente di disturbi della personalità. Se puoi dare una piccola introduzione di cosa sono i disturbi della personalità? Certo, beh, allora innanzitutto, prima di parlare di disturbi di personalità, è utile parlare della personalità. Che cos'è la personalità? Tu hai una personalità, io ho una personalità, ognuno di noi ha una personalità. È fatta di che cosa? Di pensieri, di emozioni e di comportamenti. Quindi siamo quello che siamo grazie alla personalità. Personalità che in parte ha un fattore genetico ereditario, ma in parte anche ambientale, perché noi impariamo anche ad essere quello che siamo o diventiamo quello che siamo anche grazie alle interazioni sociali, soprattutto nei primi anni di vita. Cosa succede? La cosa fondamentale è proprio quando, nei primi anni di vita, il bambino vede il genitore come un dio sceso in terra. Ecco, è lì proprio che succede il patatrac, nel momento in cui avvengono delle interazioni che non sono, diciamo, lineari, non sono armoniche, c'è qualcosa che non funziona. Allora, in tal caso c'è proprio uno scollamento tra quello che in realtà bisognerebbe, come bisognerebbe educare il proprio figlio e come viene educato. E non parlo solo di carenza, perché molti pensano, ma il genitore che è carente, il genitore che non c'è, il genitore che parlo, ma mi è capitato tante volte anche con i pazienti che dicono, però io sono cresciuto senza padre, senza madre. Paradossalmente, delle volte è anche peggio quando Ce li l'hai. si ha i genitori, ma magari sono molto soffocanti, sono molto Magari denigranti, ti viziano sono anche troppo. paradossalmente molto presenti, ma in modo sbagliato. Ok. Quindi bisogna un po' sfatare subito il mito i disturbi di personalità, adesso poi li vediamo insieme, disturbi di personalità o comunque i disturbi psichiatrici, mentali, come li volete chiamare, si sviluppano perché io non ho avuto il genitore X o perché ho avuto una carenza. Non è detto. Paradossalmente, delle volte c'è una mamma troppo pressante, che alimenta troppo il proprio figlio, che è in eccesso, quindi la mamma classica che va in angoscia, che deve sempre: ah, l'hai messo il maglioncino? Ti sei coperto bene? Non uscire Il perché fa freddo, famoso eh? giubbotto a giugno con 40 gradi all'ombra. Esatto, la Esatto, con canottierina 40 sotto gradi la all'ombra. maglietta. Poi per dirvi, io adoro tantissimo Carlo Verdone. Ecco, lui per esempio nei suoi vari film delinea molto bene quei genitori. Penso a quello che chiamava l'ACI, no? Che era tutto perfettino, precisino, che sembrava la persona più perfetta del mondo, quando poi in realtà non è così. Quindi sfatiamo subito il mito che dalla carenza derivano i disturbi di personalità. In realtà è dalla mancanza di qualità, non dalla quantità. Magari anche il genitore che è mancato, adesso do uno spiraglio di luce anche per tutti quei genitori che
per motivi anche lavorativi magari sono stati poco presenti. Ecco, il fatto non è tanto la quantità, ma è la qualità della relazione, il tempo speso nel modo migliore possibile con i propri figli. Qualora non dovesse esserci questa qualità, sia in quanto carenza sia in quanto eccesso, allora ci può essere una compromissione della funzionalità della persona con disturbi di vario tipo che sono contenuti dentro il DSM-5. Il DSM-5 è un manualone grandissimo dove ci sono contenuti tutti i disturbi mentali, che da lì uno dice: oh mamma, che roba è disturbi mentali? Anche qui non bisogna spaventarsi, perché disturbi mentali vanno dalla schizofrenia, che sicuramente è un disturbo molto 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 grave, fino ad arrivare, per intenderci, al disturbo premestruale. Okay. Che allora lì, cioè, chi, la donna che soffre, poveretta, di disturbo premestruale con sintomatologie che poi sono ben specificate, poi se uno vuole approfondire c'è il mio corso gratuito su YouTube sul DSM-5, non è che è malata di mente, poveretta, ha un disturbo, così come dentro il DSM-5 ci sono c'è il disturbo da dipendenza da caffè, non solo quella da tabacco, non solo quella da alcol, ma anche il caffè, perché troppo è una dipendenza. Quindi all'interno ci sono tutti questi disturbi, la depressione, l'ansia, le incopresi, le nuresi, eccetera eccetera. All'interno ci sono anche questi disturbi che vengono chiamati disturbi di personalità. Come distinguerli rispetto agli altri disturbi? Beh, perché la compromissione della funzionalità della persona è a 360 gradi. Faccio un esempio un po' estremo, ma giusto per aiutare le persone che magari non sono addette ai lavori a comprendere. Il disturbo specifico di apprendimento, per esempio la dislessia, è proprio, viene chiamato specifico perché va a intaccare quello specifico funzionamento, non va ad intaccare altri funzionamenti. I disturbi di personalità, invece, come suggerisce la parola, vanno proprio ad intaccare la persona a 360 gradi, okay. Quindi sul lavoro, nella relazione con l'altro, nella relazione in famiglia, nella relazione con se stessi, perché la personalità siamo noi, non è un non so leggere bene il foglio perché sono dislessico, certo. Ma è un non so relazionarmi bene con me stesso e con gli altri perché l'ho appreso in modo sbagliato nei primi anni della mia vita. Il funzionamento, la compromissione del funzionamento è trasversale, quindi compromette tutto. Bisogna però anche dire una cosa importante: ci sono i fattori ambientali, ma c'è anche un fattore genetico. Ci sono delle persone che sono più predisposte di altre a sviluppare quella determinata disturbo per di personalità. Per cui già dal genitore puoi farti un'idea magari. Puoi farti un'idea, sì, certo, non deve essere una deresponsabilizzazione. Okay. Io però da mamma, oltre che da psicologa, dico sempre, quando anche parlo con persone che ricevono magari dallo psichiatra delle diagnosi importanti, che la diagnosi non è la lapide che hai a vita e che non te la togli più. Certo, un disturbo di personalità bisogna imparare a conviverci, è un po' come quando... per intenderci, io sviluppo una malattia autoimmune, può essere la il diabete, ci devi convivere, certo. Diciamo che non puoi più guarire, puoi migliorare la situazione, ma non puoi più guarire. Stessa cosa vale per i disturbi di personalità. Diverso è il caso di disturbi d'ansia e disturbi depressivi. Io sto vivendo uno stato depressivo, ma posso guarire. Adesso con il Covid, che purtroppo le statistiche ci stanno proprio dicendo che i disturbi d'ansia sono aumentati in maniera molto considerevole,
Allora, in quel caso lì, io posso andare, io come psicologa vado a lavorare sul disturbo d'ansia del mio paziente e si va a cercare di migliorare la sua qualità di vita, se non addirittura proprio alla remissione dei sintomi. Il disturbo di personalità, invece, ahimè, essendoci una compromissione funzionale abbastanza importante, è difficile che lo togli completamente, ma puoi andare a lavorare molto bene con la psicoterapia, con la farmacoterapia, per cercare di migliorare la situazione. Nello specifico, poi so che voi volete andare più nello specifico sul narcisismo. Ci sono tre cluster nel DSM-5, poi invito ovviamente chi vuole approfondire, perché magari si è appassionato, ad andare proprio sulla playlist del mio canale DSM-5 e trova tutti i sintomi per ogni disturbo che io adesso vi menziono. Allora, i cluster sono tre. Il primo cluster è disturbo paranoide, disturbo schizoide e disturbo schizotipico. Questo cluster è caratterizzato da comportamenti bizzarri, strani, eccentrici. Il paranoide è il paranoico, no? Ma il paranoico non poco, ma proprio all'ennesima potenza. Ok? E in tutte le, cioè non è il paranoico oggi per il Covid, è per tutto. Il paranoico è il classico che ti dice: ma quello lì mi sta fregando, quello lì mi sta, cioè pensa sempre che qualcuno lo stia fregando. Invece il cluster B è il cluster dove ci sono l'antisociale, il borderline, l'istrionico e il narcisistico, di cui adesso parliamo. Questi quattro, che sono quelli più menzionati, perché ahimè ce ne sono veramente tanti, soprattutto il borderline e il narcisistico, hanno comportamenti drammatici, esagerati, emotivi, molto stravaganti, ma stravaganti non nell'eccentricità, non sempre nell'eccentricità, ma proprio nell'attirare l'attenzione su di sé. Okay. Tranne, quindi c'è proprio questa sua caratteristica. Poi vabbè, ogni disturbo che vi ho menzionato ha delle caratteristiche sue. L'ultimo è il cluster C, dove c'è il disturbo evitante, il disturbo dipendente, cioè la classica persona che dipende dagli altri in tutto e per tutto, per qualsiasi cosa, vive per gli altri, vive in funzione degli altri, ma in modo veramente molto esagerato. E il disturbo ossessivo compulsivo di personalità. Allora, il disturbo ossessivo compulsivo di personalità, qua faccio un inciso, poi andiamo sul narcisistico, perché esiste un disturbo ossessivo compulsivo non di personalità. Come si distingue? Si distingue l'ossessivo compulsivo di personalità perché pervade tutta la sfera di tutto. Quindi io ho delle ossessioni a scuola, al lavoro, nella vita privata, eccetera. Invece il disturbo ossessivo compulsivo e basta può essere che coinvolga solo una sfera. Per esempio, l'ossessione del pulito, l'ossessione del sesso. Ma ossessionato quanto? Cioè, definisci ossessione, ecco. Allora, l'ossessione proprio è ossessione e compulsione. Ossessione vuol dire che tu hai dei pensieri continuati su una determinata cosa, della serie: se tu non pulisci ti prendi le malattie, se tu non pulisci sei uno zozzone, che poi anche lì bisognerebbe tornare indietro a cosa gli avevano detto i genitori a questa persona. E quindi la persona cosa fa poi dopo? Ha questa ossessione, deve fare la compulsione, quindi agisce per cercare di sedare quello che c'è nella sua testa, la voce che gli continua a dire che c'è nella sua testa. Per esempio, io avevo conosciuto una persona che aveva l'ossessione della pulizia e lei nel suo frigorifero doveva essere tutto etichettato, tutto messo nelle scatoline, ma lei non dormiva, poveretta, non dormiva la notte, perché lei si alzava mentre si addormentava, che doveva andare a controllare se nel frigorifero era tutto a posto.
Cioè, parlo di questi neanche nei ristoranti qua, c'hanno questo livello poi, di pulizia. Io quando lavoravo in azienda, a me chiamavano, mi dicevano che ero un po' ossessiva compulsiva, ma nel senso buono del termine, non nel senso patologico, nel senso che io ero una di quelle che la mia scrivania doveva essere pulitissima, perché se no non avevo ordine mentale, certo. Avevo bisogno di avere tutto preciso, tutto, perché per me è fondamentale l'ordine, ma da qui a essere patologica ce ne vuole, ecco, quindi questo è importante. E direi che a questo punto passiamo al narcisismo. Al narcisismo. Vai, definiamolo subito che cos'è narcisista, perché già anche la chat vuole subito il narcisismo. Molto il narcisistico, che cosa vi immaginate del narcisistico? Allora, io che in realtà sono un po' appassionato di psicologia, da quello che so, il narcisista dovrebbe essere una persona che è abbastanza empatica, cioè che non si mette molto nei panni dell'altra persona. È molto tipo egoista e vuole solo essere sul piedistallo di tutti ed è disposto a smontare gli altri pur di essere al centro dell'attenzione e anche in maniera abbastanza subdola. Sì, fa di tutto per farsi sentire uno schifo. E poi quando tu non gli servi più, diciamo che prende e ti butta via, ecco, per così dire. Oddio, è caduta, no, è caduta la linea di Skype. No! Una piccola interferenza. Ragazzi, problemi tecnici. Ok, siamo tornati. Avevo perso la connessione. Sì, sì. Ho avuto dei momenti di... Ecco, allora, narcisistico è un disturbo del cluster B, quindi che riguarda i comportamenti drammatici, emotivi e stravaganti, dove praticamente c'è un'idea di grandiosità di sé, una fortissima autostima ipertrofica. Ma attenzione però, qua già faccio un inciso importante. Il narcisista, in realtà, tra le mura di casa, con se stesso, non è mica detto che abbia questa autostima così grande, perché lui è una forma di difesa, è un meccanismo di difesa che spesso lui mette in atto proprio per non far vedere le sue debolezze, perché magari partiamo sempre dal presupposto che chissà cosa gli avranno detto i suoi genitori o cosa gli avranno detto i suoi insegnanti, eccetera, quando era piccolo, per arrivare a creare un meccanismo di difesa come questo. Faccio l'esempio. Giovannino, tu sei meraviglioso, sei fantastico, tutti gli altri fanno schifo, puoi anche calpestarli, perché tanto tu hai diritto sugli altri, perché tu, adesso sto esagerando, perché tu sei fantastico. Questo è un caso. Ma ci può essere anche l'altro caso, in cui la persona ha un convincimento contrario, cioè non fare vedere, Giovannino, le tue debolezze, perché se vedono il tuo tallone d'Achille è finita. Tu devi farti vedere superiore agli altri, ma non perché lo sei, perché se beccano il tuo tallone d'Achille è finita. E tu, siccome devi sopravvivere, e io ne ho passate tante, no? Sai, i genitori che ti dicono, ah, io ne ho passate tante, ho preso un sacco di, adesso non dico parolacce, fregature nella vita, e allora io ti dico che per sopravvivere tu devi metterti sul piedistallo, devi fare il leader magari d'azienda, perché purtroppo ci sono tantissimi leader d'azienda, tantissimi politici, tantissimi personaggi dello spettacolo, non cito i nomi, ma sono sicura che li riconoscete, che magari dietro c'è quel bambino che aveva paura, che ha tuttora paura di essere esposto, di essere fregato, di essere ferito, di farsi male. E allora magari, io sto pensando intensamente a questo personaggio dello spettacolo che si è fregato con le sue mani, ma che in realtà, se tu lo guardi, io poi dopo faccio spesso nella mia pratica clinica, quando guardo una persona la guardo e penso a come può essere stato da bambino, come può essere stato con i suoi genitori. E allora lì guardi e vedi non la grandiosità, ma la fragilità di queste persone.
E allora è lì che vai ad agganciare queste persone, almeno nella clinica, vai ad agganciare queste persone. È faticoso è lavorare con un narcisista, tantissimo, molto faticoso. Lo è molto di più il borderline, anche se in realtà vi dirò che purtroppo sarebbe facile se ce ne fosse uno solo, ma spesso e sovente si parla di comorbilità. È un termine tecnico per indicare che spesso c'è una comorbilità, cioè c'è una concomitanza di disturbi di personalità. Vi faccio un esempio, senza citare il nome, sempre un personaggio dello spettacolo che ha palesemente, ma anche dichiarato dalla stampa e da tutto, sia il disturbo borderline, sia il disturbo narcisistico. Ah, possono convivere? Allora, in quel caso, certo, sì, assolutamente, purtroppo sì. Purtroppo sì, quindi lì bisogna poi, lì è una bomba che esplode, perché il borderline, che a me, ahimè ce ne sono tantissimi, il borderline è il tipico che è all'eccesso di tutto, sesso, droga e rock and roll, oggi ti dice una cosa, domani ne fa un'altra, vive proprio, il borderline vive proprio sul filo del rasoio, oggi faccio il bravo ragazzo, dopodomani sono lì che faccio delle robe che dici, ma santo cielo, ma la testa non la usi, no? Cioè, oppure magari vanno proprio negli eccessi, sulle classiche persone che si drogano, poi dopo smettono, rimangono incinta, poi fanno una roba, poi ne fanno un'altra. Anche dei comportamenti pericolosi, quindi fanno delle cose che possono arrivare nell'illecito, ma proprio perché c'è, loro hanno, e poi hanno, vivono questo dramma costante, questa vita di psicodramma proprio, cioè una drammaticità. Il narcisista puro, che per carità può esistere il puro, però più raro. Il narcisista può esserci anche, per esempio, senza andare a inserirlo insieme ad altri disturbi di personalità, può essere magari insieme anche a dei disturbi depressivi, perché paradossalmente il narcisista è talmente sul piedistallo che poi magari a un certo punto dice, caspita, ma io sono troppo per questo mondo, ma io, cioè... Io, ma poi dopo dei personaggi, parlo per esempio della politica, no? Cioè, ci sono dei politici che tu li vedi e dici, ma caspita, ma non ha proprio ritegno, ma secondo me non si rende proprio conto di dire delle robe o di millantare delle cose che dici, bah, ma chissà da dove li... E ci crede, perché il punto è che il narcisista ci crede di essere grandioso. Poi cosa gli succede? Che lui è talmente tanto sull'Olimpo, penso al cartone animato che guardavo io da piccola, Apollon, cioè è direttamente su nell'Olimpo, guarda tutti sotto e dice, caspita, ma io sono qua da solo, io non posso mischiarmi. Quindi poi è triste. E allora lì arriva la depressione. Ma la depressione, ma non perché lui, poveretto, uno sfigato, no, proprio perché lui, essendo su in alto nell'Olimpo e vedendo tutti gli altri che sono delle formiche, dice, mamma mia, che mondo di M, io sono super nell'Olimpo e qua non c'è nessuno all'altezza mia, perché non c'è nessuno all'altezza. E poi lì arriviamo, ho scorto qualche pseudo domanda, arriviamo poi alle relazioni tossiche. Infatti adesso ci arriviamo. Perché lì poi il problema non è solo nelle relazioni interpersonali con gli amici, sul lavoro. Voi pensate ad un, cioè, che idea vi potete fare di un leader, di un manager, un dirigente con disturbo narcisistico? Oddio, che tratta tipo malissimo i suoi colleghi, mi immagino, tipo i suoi dipendenti. Sì. Cioè che tipo li tratta proprio come formiche da lavoro. Sai che non è mica detto che abbia questo atteggiamento molto, è sicuramente molto supponente, può essere il classico manager o dirigente, perché poi bisogna anche vedere l'intensità, perché prendetela come se fosse un termometro, no? Il termometro dei disturbi di personalità, io ve la rendo molto semplice, ma per chiarirvi l'idea,
C'è chi ha la temperatura, visto che adesso qua tra i tamponi e temperature qua siamo allenatissimi, c'è chi ha la temperatura 34, c'è chi la temperatura ce l'ha 39, quindi c'è chi ha molta più sintomatologia del disturbo e allora lì siamo all'ennesima potenza, e c'è chi magari ha dei tratti narcisistici ma non in maniera così esagerata. Okay. Detto questo, il leader, il manager, il dirigente narcisistico è magari quello che è accentratore, vuole prendersi tutto il merito suo, qualora ci sia il merito, qualora c'è il demerito è colpa degli altri, perché io ho fatto bene, io sono nel giusto, tu mi hai fatto fare una figuraccia perché l'hai fatto tu quella cosa lì, no? Classico leader che poi se ne lava si le prende mani. I meriti e si lava le mani sui demeriti, ecco. Oppure la classica persona che magari che fa un po' lo sbruffone, no? Faccio io questa cosa, no? Faccio io. Mi viene in mente, non so se vi ricordate anni fa che c'era, non mi ricordo che speaker radiofonico che faceva, Marco Ranzani di Cantù. Guarda, non ascolto molta radio. Faceva il milanese imbruttito. Ok. Proprio all'ennesima potenza, ecco. Magari il narcisista non è milanese necessariamente, ma ha proprio questo atteggiamento un po' di supponenza, un po' di io sono sull'Olimpo, voi siete, cioè non siete alla mia altezza. Ecco, okay. Questo sì. Guarda, allora passiamo direttamente al vivo, quindi del narcisista, che sono appunto le relazioni. Cioè, come facciamo a riconoscere quando una relazione a livello sentimentale è tossica? Allora sì, aggiungo infatti quest'altro pezzo che ho tralasciato proprio per parlare delle relazioni. Il narcisista vive nell'Olimpo e si specchia spesso. Infatti narcisista nasce da Narciso, no? Dal mito del Narciso. Tra l'altro io ho fatto una tesi proprio, pensa, in quinta liceo, cioè giusto perché la gente porta di solito dei temi tipo la guerra, no? Cioè robe un po' più standard. Io invece avevo fatto una tesi e lì ha lanciato il mio futuro da psicologa, sul tradimento di se stessi, e avevo menzionato proprio il Narciso. Il Narciso è proprio nel mito colui che si specchia in questo lago meraviglioso e si innamora, è talmente innamorato di se stesso, ma a un certo punto cade e affoga, cioè praticamente vive solo di se stesso, ma vivendo di se stesso si autosabota da solo, perché partiamo dal presupposto che noi siamo animali sociali, siamo animali che viviamo nel branco e dobbiamo anche saperci adattare al branco. Narcisista è la classica persona, a me è capitato un paziente, adesso soprattutto che faccio tutto online, quindi ho pazienti da tutta Italia, che tutto il tempo era lì che si guardava, tutto il tempo così, si metteva a posto e poi si guardava un po' meglio, e intanto io tra un po' ero disturbata io, perché mi deconcentravo, perché lui era talmente concentrato su te stesso che non riuscivo ad agganciarlo. Ecco, la difficoltà è proprio nell'agganciarlo. La relazione quindi, Sava Sandir, è una relazione spesso unidirezionale, dove c'è lui che vive nell'Olimpo e chissà se l'altra persona è sull'Olimpo. Di solito no, giusto? Di solito no, a meno che non si trova un altro narcisista, però lì, come dire, è un casino. Non so quanto, cioè praticamente si mettono in coppia due narcisisti, uno si guarda allo specchio nel bagno e l'altro si guarda allo specchio in camera. Se non è una cosa fattibile, non può funzionare una relazione doppia narcisista. L'ho esagerato un po', perché poi non è che il narcisista sta tutto il tempo davanti allo specchio, però è difficile una relazione con un narcisista, non che lo sia in generale, è difficile. Già le di relazioni partenza. Sono difficili anche con persone diciamo senza grosse patologie, perché non dico normali, perché non c'è nessuno di noi che è normale, assolutamente, dobbiamo uscire da questa logica del io sono normale, tu sei diverso, no, perché se guardiamo il DSM-5 ognuno di noi almeno un disturbo mentale ce l'ha, almeno uno ce l'ha, quindi dobbiamo uscire anche dalla nomea del disturbo mentale uguale psichiatra, uguale malato di mente, uguale medicine. No,
No, fortunatamente stiamo parlando comunque di disturbi di personalità che, se ben trattati anche farmacologicamente e attraverso un percorso di supporto psicologico, di psicoterapia, possono anche tranquillamente far funzionare bene la persona. Tant'è che, vi ripeto, il disturbo narcisistico, ci sono tantissime persone al potere, molto ricche, al potere intendo non solo in politica, ma anche nel mondo aziendale, nello showbiz, piuttosto che altro, che assolutamente hanno fatto la loro carriera, hanno fatto il loro, insomma, vivono molto bene. Ecco, il narcisista tende ad avere questa voglia di carriera, super mega galattica, no? Per far vedere, per gonfiarsi, per dire. Sulle relazioni, qua è molto complesso, perché vivere insieme ad un narcisista va compreso, ma va anche boicottato. Intendo dire questo, che, allora, scindiamo i due narcisisti: il narcisista che non lavora su se stesso, e allora lì c'è poco da fare. Nel senso che una persona che ha un disturbo di personalità come il disturbo narcisistico e che non lavora su di sé, allora scappate a gambe levate, perché è una persona che ha bisogno di essere aiutata. Ma non, oddio, mo adesso lo rinchiudo dentro un... No, ha bisogno di essere aiutata, se è necessario, con una farmacoterapia; se non è necessario, perché non è mica detto, attraverso un percorso psicoterapico, un percorso di supporto psicologico che aiuti questa persona a scendere un pochino dall'Olimpo, oppure a innalzare anche gli Ma altri, quali non sono solo se quelle stessi. dinamiche che ti fanno capire appunto che la relazione c'è qualcosa che non va, che una delle due persone è narcisista? Beh, allora, di solito la dinamica è questa: il narcisista tende, per sua natura, a scegliere una persona più dipendente, più sottomessa, più fragile, una persona, oppure che ha proprio, non so, a me è capitato delle coppie in cui c'era una reverenza nei confronti dell'altra persona, che sembrava veramente il Dio sceso in terra. Questo amore che dici: ma santo cielo! Io, intanto, a me capita anche di guardare, perché i casi umani si trovano anche nei reality show. Ogni tanto guardi quei reality show e dici: caspita, ragazzi, qua gli devo dare il mio bigliettino da visita, perché qua trovi veramente un materiale umano incredibile. Trovi magari quel uomo, donna, non importa, che vede, che come se fosse la Madonna scesa in terra, o Dio sceso in terra, e che in questo caso alimenta il narcisismo che c'è nella persona. Quindi il lavoro, innanzitutto, come si riconosce? Si riconosce con questo senso di grandiosità, questo senso di superiorità, questo senso di autostima ipertrofica, cioè io, tu invece non sei niente, oppure decido io, faccio io nella coppia in modo particolare, no? Cioè, per me esisto solo io, tu devi eseguire quello che io ti sto In dicendo. pratica, cioè, si può riconoscere perché una delle due parti della coppia fa quello che vuole e l'altra invece sta là a rincorrerla. Ma più che a osannarla, questa è un tipo di coppia che ci può essere col narcisista. Non è detto che avvenga, per carità, ci possono essere tante dinamiche, perché poi nelle dinamiche di coppia ci sono tanti fattori. Però, ecco, la cosa fondamentale: qualora riconosciate nel vostro partner o in voi stessi questo tipo di tratto, che, non ripeto, non necessariamente deve essere un disturbo, ma magari avete, facendo il 100%, magari non avete il disturbo narcisistico, ma vi rendete conto di avere il 40% di tratto narcisistico. Allora, in quel caso lì, innanzitutto, prima cosa è correre subito ai ripari e fare un lavoro Se stessi. di appunto aiuto. E la persona, il partner che sta con il narcisista, deve essere molto bravo, molto equilibrato, perché deve
non buttare giù troppo dall'Olimpo il nostro amico, il nostro partner, anche perché sortirebbe l'effetto opposto, okay. Ti manderebbe a quel paese, perché gli dice, ma come, io sono sempre stata lì sull'Olimpo, che mi fai scendere? No, ecco, perché poi dopo lì la relazione potrebbe anche incrinarsi, ma allo stesso tempo boicottarlo, cioè cercare di non fomentare la sua grandiosità. E allora in quel caso lì non bisogna osannarlo, ma bisogna anche dirgli quello che si pensa, dire a gran voce, per esempio io ho lavorato proprio con una donna molto molto remissiva, ci abbiamo messo un po', però è riuscita finalmente a dire quello che pensava al proprio partner, anche a sbraitare e a buttare fuori tutto, e a dire, io oggi questo non lo faccio, io oggi questo non ho voglia, per come sono io questo devi rispettare anche me, io rispetto te per come sei, ma tu devi rispettare anche me. E cosa, okay, spinge di solito una persona a farsi sopraffare dal partner? Sono sempre le dinamiche che avvengono nell'età, diciamo, dell'infanzia. Okay. Penso per esempio a tutte quelle bambine, a me è capitato molto, soprattutto nei pazienti che ho tra i 50 e i 70 anni, quindi con una generazione diversa rispetto alla nostra, in cui c'era questa tendenza che la donna doveva stare al suo posto. Sì. Cioè io avevo proprio una paziente, adesso abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo chiuso, lei diceva, i miei genitori dovevano dire che, mi dicevano sempre che io dovevo stare al mio posto, dovevo fare quello che diceva. E poi cosa fanno? Sapete, i bambini imparano più nell'osservazione che non nel detto. Sì. Quindi se vedono che il papà è quello che sbraita, la mamma sottomessa, il papà torna a casa e dice, oh, ma non mi hai preparato dove niente, la la cena? cena. Beh, osservano. Ecco, Certo. questo è Per importante. cui, se da una parte c'è un narcisista, dall'altra parte allora ci deve essere comunque una persona che ha dei disturbi psicologici, cioè nel senso dei problemi, ecco, psicologici magari. No, non Non necessariamente. necessariamente, non necessariamente. Ci vuole sicuramente tanta, tanta pazienza e tanto equilibrio. Paradossalmente, con un narcisista è meglio una persona che sia equilibrata, che non abbia grossi disturbi, perché allora l'accoppiata vincente, diciamo così, tra disturbi di personalità potrebbe essere il narcisista insieme al dipendente, perché così almeno il narcisista è tutto bello contento, il dipendente è sempre lì, qualunque cosa fai va Qualunque cosa bene, e succeda. allora, però diciamo che non è una relazione funzionale, ecco, è una relazione disfunzionale. Poi ripeto, va bene a loro, va bene a tutti. Perché anche quando facevo terapia di coppia, che adesso non faccio più, però se la coppia disfunzionale gli sta bene così, tipo, faccio l'esempio, lui che tradisce lei, lei sottomessa che gli sta bene così e sono tutti contenti, va bene, a vita, ma c'è Apposta. gente che campa 100 anni così, che fanno 60 anni di matrimonio, che gli va bene così a tutti e due, siamo tutti contenti, non è che è sbagliato, non c'è un giusto o uno sbagliato, c'è uno sbagliato, chiamiamolo così, nel momento in cui uno dei due cambia direzione. Nel momento in cui uno dei due dice io non sto più al gioco dell'altro. In psicologia proprio si chiamano i giochi psicologici. Cioè, se io gioco, facciamo l'esempio, narcisistico, faccio proprio esempi molto esagerati per comprenderci, no? Narcisistico fa il bambino, si comporta da bambino nella coppia. Il dipendente o qualsiasi altro personalità, anche senza disturbi di personalità, fa da genitore a questo bambino. Quindi il narcisista fa il bambino e il partner fa il genitore del bambino.
Fin tanto che questa coppia funziona, cioè che al bambino gli sta bene che c'ha una mamma invece che una partner, e alla mamma gli sta bene che c'ha un bambino al posto del marito, sono tutti contenti. D'accordo. Nel momento in cui la mamma dice e basta però, perché io sono non voglio stufa più di stare con un bambino, voglio stare con un uomo, oppure al contrario, il bambino che vuole incredibilmente diventare grande, allora in quel momento lì la coppia o scoppia oppure deve trovare un nuovo equilibrio. Okay. E allora bisogna poi ridimensionarsi. Molto spesso le persone non si rendono conto che sono in una relazione tossica. Perché questo avviene e come ci si rende conto di essere? Come si può aiutarli a rendersene conto? Esatto. Ma guarda, ti faccio l'esempio bellissimo della la metafora della rana, l'avrete probabilmente anche sì. sentita. Allora, la rana che entra dentro la pentola, una pentola d'acqua fredda, è bella contenta, sguazza, bella felice. A un certo punto il cuoco accende il fuoco e l'acqua inizia a diventare tiepidina. Oh, la rana, sapete che la rana gli piace tanto il caldo, dice, ah che bello, ma molto bello questo caldino, bello carino, così. Poi il fuoco inizia a crescere sempre di più e la rana inizia a sentire caldo, però dice, caspita, che faccio? Salto fuori? Dove vado? Cosa succede se salto fuori? Non lo so, boh. Intanto però procrastina, quindi continua a stare dentro la pentola, soltanto che l'acqua inizia a diventare bollente e gli arti della rana sono diventati troppo deboli per poter saltare fuori e quindi muore bollita. Ecco, la metafora della rana ci insegna due cose sostanzialmente. La prima è che noi facciamo fatica a cambiare. Siamo esseri abitudinari, è per questo che delle volte una relazione che non funziona ce la portiamo dietro il lore tempo, anche tutta la vita, perché siamo abituati a quella situazione. Dall'altro lato ci insegna che delle volte le relazioni tossiche sono proprio come la rana che non riesce a uscire da quell'acqua, perché ci è abituata, si è abituata a quella situazione e quindi non riesce più ad uscirne. Quindi bisogna aiutare la rana a tirarsi fuori, a capire qual è il momento giusto, perché sennò poi dopo succede che uno tira giù l'altro, no? Classico esempio della donna crocerossina. La donna crocerossina che si fa la paladina della giustizia e dell'amore, che si fidanza con dei personaggi che dici devono essere salvati da tutto e da tutti, e lei è convinta, sicura al 100%, che lo salverà, farà l'eroina. Peccato che poi a un certo punto è il partner che trascina lei, certo, nella pentola. Sì. Sì, quindi sì. La strategia, e non è sempre facile per carità, è proprio quella di riuscire a capire quando la relazione è tossica e avere un po' di autostima per poter dire basta, soffrirò magari 15, 20 giorni, un mese, quello che devo soffrire, perché poi comunque il cambiamento è sempre doloroso, ma poi almeno non avrò una relazione tossica. Ma almeno quali sono i tre campanelli di allarme, se ce ne sono, che mi fanno dire sono in una relazione tossica? Beh, allora, quando la relazione innanzitutto non è equilibrata, cioè non c'è un rispetto reciproco, okay. Innanzitutto, non c'è un dialogo, una comunicazione simmetrica, cioè se c'è una comunicazione asimmetrica dove c'è uno che comanda sempre, che decide sempre, che fa tutto lui o lei e l'altro invece subisce, non è una relazione molto, molto valida. Ci vuole tanto dialogo, ci vuole anche la capacità di sedersi a tavolino e dire, che poi quello che si fa spesso nelle terapie di coppia, cosa c'è che non va con te nella relazione e soprattutto come possiamo migliorare, perché poi spesso delle volte succede che il non detto fa molto più male del detto,
di quello che viene detto, perché il non detto è lì che macera, che ribolle insieme alla rana per anni, 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 anni. Poi dopo, quando c'è lo strappo, uno dice, ma a me non piaceva come masticavi la carne, adesso invento, come masticavi la carne con la bocca aperta mentre eravamo a cena. E l'altra persona dice, ma perché non me l'hai mai detto? Esatto, esatto, sì, questo è un classico, è vero. Adesso ho fatto l'esempio della carne, però in generale, cioè qualunque cosa. Anche per quanto riguarda, mi spingo oltre, l'aspetto sessuale, della sessualità, della relazione nella sessualità, è importantissimo dirsi le cose e dire cosa ci piace, cosa non ci piace, che cosa vorremmo di diverso, eccetera. Perché poi dopo il non detto alla fine rimane lì sedimentato e magari la donna fa qualcosa che non vorrebbe fare, l'uomo fa qualcosa che non... insomma, dopo si è gigantisce. La palla di fieno, no? Che continua ad alimentarsi sempre di più. Dalla chat chiedono se anche l'autolesionismo per tenere vicino un'altra persona può essere un campanello d'allarme. Sì, assolutamente sì. Autolesionismo che è un... adesso analizzandola proprio estremizzando al massimo, è un io bambino faccio vedere che sono caduto, che mi sono fatto male e voglio essere accudito perché mi sto facendo male, ti sto facendo vedere. È un po' come quando uno ti dice ecco, te ne vai, tu vai via a lavorare per 15 giorni, mi lasci qua da solo, io adesso minaccio il suicidio o robe del genere. Ecco, quelli sono le classiche modalità con le quali una persona sbatte i piedi come un bambino, si comporta come un bambino perché vuole essere visto, vuole essere capito, e allora lo fa con dei comportamenti sicuramente disfunzionali che vanno capiti, non giustificati, per carità, perché è un po' come... cioè, anche se uno ti fa un torto, adesso l'autolesionismo è un conto, non vanno giustificati. Metti caso che succede che un partner alza le mani, non vanno assolutamente giustificati questi. Mi raccomando, lo dico soprattutto alle donne, mi raccomando, perché è vero, magari dietro quella persona che picchia c'è un bambino ferito, c'è una persona che altrettanto ne ha prese in infanzia, c'è questo. Però ma voi comunque. Prima di tutto dovete tutelare voi stessi. Giusto. Prima di tutto non va, può essere, ecco, bisogna fare la distinzione tra qualcosa che viene capito e qualcosa che viene giustificato. Capito, cioè io comprendo la tua sofferenza e il modo che tu hai per reagire nelle cose, ma non lo giustifico. Certo. Non lo giustifico. Ok? Posso capire i motivi, però non posso giustificare il gesto comunque. Assolutamente no, assolutamente no. Anche l'autolesionismo è sicuramente un campanello d'allarme importante, anche lì è importante che quella persona vada a farsi aiutare, e ahimè ne vedo tanti di ragazzi anche alle superiori che fanno queste cose. Quindi secondo me l'età, quella lì dell'adolescenza, è veramente brutale, perché ti capita magari spesso di entrare in queste situazioni, di questo tipo di Sì. relazioni in cui c'è un narcisista, e tu sei troppo giovane per capire le dinamiche di coppia, per capire che quello che ti sta succedendo non va bene, perché non ti rendi Sì. conto che non devi tollerare certe Guarda, cose. ti aggiungo anche una cosa. Purtroppo noi viviamo anche in una società in cui siamo iperstimolati e purtroppo abbiamo tutto subito, e non solo. Spesso il dolore non lo riusciamo ad accettare, dolore Ok. fisico e dolore psichico. E quindi che cosa facciamo? Mi faccio la canna, così mi sballo, così non penso, così dormo bene. La canna, anche se è quella legale, è una stampella che tu stai dando al tuo cervello. È come se tu ti prendesti una pastiglia di mio rilassante, ma tu praticamente stai sedando un dolore fisico o psichico, ma il dolore c'è sempre. Cioè, ho un problema, mi graffio perché voglio sentire il dolore.
E poi dopo magari mi prendo l'antidolorifico, magari dopo, guarda, basti pensare, io non ho tatuaggi, basti pensare alla pratica dei tatuaggi di piercing. Se non è autolesionismo quello... Però beh, anche estetica, quella alla fine. È anche estetica, ma c'è una parte di autolesionismo dietro, estetico, per carità di Dio, però poi il cervello si abitua a queste cose in cui c'è bisogno di attivare il dolore, eccetera. E la persona che si graffia, che si strappa, purtroppo ci sono anche le persone che si strappano i capelli, che si mangiano i capelli, che si strappano i peli, cioè fanno di tutto di più, sono tutte modalità per cercare di sentire qualcosa che magari delle volte viene sedato attraverso la pillola, la cocaina, l'alcol, che tra le altre cose è quello che fa peggio di tutti, perché è quello legalizzato più di tutti, più disponibile, è molto più fruibile. Ecco, quindi cosa faccio? Io mi ubriaco, così non sento il dolore e così sono a posto. Peccato che il giorno dopo, quando ti svegli, il dolore c'è ancora. Certo. La sofferenza c'è ancora. Anzi, è ancora peggio in realtà. Quindi cosa fai? Bevi ancora così. Esatto, sì. Esatto. Ma dalla chat chiedevano prima: come fa una persona che è uscita da questo tipo di relazione con un narcisista a recuperare? Perché la persona in questione, esatto, dice che non, cioè, nonostante sono passati anni, ancora fa fatica a tornare in carreggiata. Perché probabilmente ha paura di altre relazioni di questo, che diciamo di incappare in altre relazioni di questo tipo. Mm-hmm. Beh, è assolutamente naturale avere paura, perché comunque dopo una relazione tossica, come può essere stato, e sicuramente lo è stato, perché se ha avuto questi strascichi, sicuramente lo è stato, ha bisogno di aprirsi di nuovo all'altro partner, all'altro mondo, ritrovare fiducia. Ma sono sicura che poi, quando si trova il partner o comunque la persona che con cui si crea una sinergia, un feeling, ecco, quello che consiglio proprio, è capitato proprio ad una mia paziente, quello di verbalizzare con questo nuovo partner o con questa nuova persona che si frequenta quello che è successo, dicendo: guarda, io ho avuto questa situazione, vado un po' pianino, perché siccome sono rimasta molto scottata, ho avuto questi problemi e quest'altri. Quindi verbalizzarlo non vi rende più fragili, più deboli, anzi vi rende più forti, più maturi, perché voi dovete sempre esprimere i vostri bisogni, sempre, in qualunque circostanza, perché i vostri bisogni sono importanti, non sono bisogni, sono importanti i bisogni degli altri. Certo. Quindi è fondamentale esprimere quello che si sente. Consigli anche un percorso psicologico ad una persona che magari sente ancora, magari dopo anni, questo trauma di una relazione? Ma allora, sicuramente, guarda, il supporto psicologico serve sempre. Io poi faccio sia supporto psicologico sia coaching a seconda delle situazioni. Per esempio, con una persona che ha un problema solo di questo tipo, anche delle sessioni di coaching poche, mirate a quel problema, a meno che poi dopo non emerga, come mi è capitato in passato, da quel calderone lì mi è emerso il mondo dietro dell'infanzia. Allora lì, in quel caso lì, si fa un lavoro un po' più strutturato. Però, per esempio, anche quando ci si lascia, oppure si ha dei momenti di passaggio, arrivano i figli, si rimane incinta, oppure cambio lavoro, eccetera, delle sessioni di coaching che possono andare dalle 2-3, poi dopo dipende, nel senso che il coaching si può fare, ci si può dare degli obiettivi una volta, dopo ci si vede dopo 3 mesi, quindi è una cosa un po' più meno onerosa, perché non è tutte le settimane innanzitutto, certo, ma e si lavora su obiettivi. Quindi io l'obiettivo è quello di disintossicarmi da questa relazione, di lavorare su questo aspetto. Quindi si va a lavorare su quello. Ma se io ad esempio ho un mio amico che è all'interno di questo tipo di relazione tossica, no? Che è evidente a tutti, anche a tutte le persone che ci stanno attorno, no? Però quando tu glielo vai a dire, questo sembra che si giri dall'altra parte e faccia finta di niente. Come posso convincere o far capire, insomma, a questo amico in che posizione è e cosa dovrebbe fare?
Perché tu li vuoi bene al tuo amico. Beh, sì, ovviamente, ma è anche una cosa un po' ipotetica questa, perché spesso mi sono accorto che le persone non ammettono questo tipo di problema. Sì, Non allora, vogliono è una aiuto. domanda che mi fanno in tanti, sai, per quello che ti ho detto, tu li vuoi bene al tuo amico, però devi metterti nel concetto fondamentale che tu puoi cambiare te stesso, non puoi cambiare gli altri. Quindi tu puoi essere a disposizione un cuscino, un materasso comodo per far atterrare il tuo amico nel momento in cui avrà bisogno, una spalla su cui piangere o una persona con cui andarsi a bere la birretta quando finirà sta menata del Covid, ma non puoi cambiare gli altri, puoi solo cambiare la percezione che hai. Tu sei presente, ci sei, la tua presenza è fondamentale perché gli vuoi bene, ma è lui poi alla fine che dovrà decidere cosa e come e quando soprattutto. Quando ho posto questa domanda alla mia psicologa, mi ha letteralmente risposto praticamente la stessa cosa, cioè mi ha proprio detto, non puoi purtroppo cambiare Cambiare le gli altre altri. persone, quindi un po' me lo No. aspettavo, ecco. Ma guarda, Ecco. invece una cosa peggiore, se invece di una relazione amorosa hai un familiare, magari un Esatto. fratello, un genitore, non lo so, che è narcisista, come devi fare a convivere in questa Come fai a situazione? convivere? Perché Esatto. devi convivere. Ma allora la risposta praticamente è la stessa che ti ho dato prima, se non il fatto che dipende da quanto ti intossica. Ti faccio un esempio. Invento, non è così, Ok. però ho una mamma molto tossica, a prescindere da qualunque disturbo che possa avere, una mamma molto tossica. Io cerco, visto che grazie al cielo sono andata via da casa ormai da parecchio tempo, di vederla in maniera centellinata. E magari siccome è una mamma molto criticante, molto giudicante, una mamma che ti sta sempre, cioè, ti dice che sbagli sempre, eccetera, eccetera, magari evito di vederla il giorno prima di un colloquio di lavoro, oppure il Certo. giorno prima di una performance da qualche parte. Quindi cerco di trovare il modo di non invischiarsi, ecco, in queste relazioni, ma non che chiudi i ponti, ma trovi delle modalità, oppure Evita. quando diciamo chiudi orecchi, naso, bocca, tutto, quando ti arriva la comunicazione della mamma o del familiare che non ti piace, te la fai entrare da una parte, te la fai uscire dall'altra. Non Ok, è facile, eh. Non è. per cui purtroppo se sei sentimentale o familiare, comunque una persona narcisista che non vuole cambiare, devi, diciamo, Ignorarla. evitarla, tra virgolette, cioè di cercare di conviverci il meno possibile insieme, ecco, se non vuole cambiare. Cambiare la tua percezione di quello che lei ti dice o lui ti dice. Cambiare il tuo modo, perché quello che dicevo prima, tu non puoi cambiare gli altri, ma hai la responsabilità di cambiare il tuo atteggiamento con gli altri. Quello sì lo puoi fare, perché Certo. tu puoi cambiare il tuo atteggiamento, cambiarlo in modo tale che tu soffra il meno possibile, dagli atteggiamenti delle altre persone. Quindi, cercando di essere un po' schermato, ti faccio sempre l'esempio della mamma o il genitore che ti continua a dire che non ti dice mai bravo, che ti continua a criticare, eccetera, eccetera. Caspita, è una bella challenge, però a un certo punto tu blocchi la sua comunicazione di modo che non ti ferisca troppo, cioè non esageri. Poi invece mi capitano gente che vive nella stessa casa, nella stessa villa, cioè che prendono appartamenti vicini. E allora lì, se non è dipendenza quella, non lo so, ecco. No, comunque, oddio, cosa? Mi è tipo sfuggita la domanda che volevo fare. Avevi una domanda? Anzi, no, volevo chiederti. Giusto per chiudere sulle relazioni tossiche, ma una relazione tossica comunque non è detto che ci sia una persona narcisista all'interno, giusto?
No, assolutamente. Le relazioni tossiche possono essere in generale anche di persone assolutamente senza problemi, senza disturbi mentali, assolutamente. Relazioni tossiche possono essere tranquillamente tra due persone che non hanno nessun problema, ma ce l'hanno tra di loro, nel senso che si crea una relazione, ripeto, per esempio, bambino, mamma, genitore, genitore, bambino, bambino, magari quelle coppie che non crescono mai, che sono sempre, deresponsabilizzate totalmente. Quindi queste possono essere le relazioni tossiche. Ok, comunque mi viene da pensare dopo tutta questa chiacchierata che dovrebbero fare un corso per fare i genitori, perché se i disturbi ti vengono fuori perché quando Allora, eri piccolo sì. è Io ho successo qualcosa. iniziato, per esempio, sul mio canale trovate la playlist Genitori efficaci. Non l'ho ancora finita, devo ammetterlo, dovrò fare tutta la parte sugli adolescenti, che è molto importante. Però ecco, nel mio compito divulgativo delle neuroscienze, infatti, vedete, non so se si vede la felpa. Sì, si vede, Oggi mi si sono vede. vestita apposta con la felpa perché è la felpa della mia associazione culturale. E nel mio intento divulgativo è proprio anche quello di aiutare le persone a relazionarsi nel modo migliore possibile con gli altri, quindi compresi anche i genitori. Certo. Ma l'atteggiamento del ghosting nelle relazioni può essere un sintomo di una persona narcisista? Sì, Perché alla fine potrebbe. se si deresponsabilizza e semplicemente l'altra persona non le serve più e quindi scappa, diciamo, perché non vuole farsi vedere debole. Potrebbe, sì, assolutamente. Non Poi sai, non c'è necessariamente. mai una regola fissa, Sì, perché no, no, dipende da come quella di Milano, non è tanti che tutti quelli da Milano sono narcisisti, fattori. Abbiamo lasciato, ragazzi, il sito di Laura nella nella chat, potete chat. andare a acquistare anche i suoi gadget. Ora vi Esatto, lasciamo come in la felpa che chat. ha addosso in questo Sì. momento. Sì, tra l'altro, prima di lasciarvi proprio vi dico che l'Associazione Nazionale Italiana delle Neuroscienze Applicate, noi facciamo divulgazione assolutamente a scopo, senza scopo di lucro, quindi gratuita, facciamo ricerche di neuroscienze e abbiamo proprio creato questi gadget, è per questo che oggi sono in felpa, per raccogliere fondi, sono donazioni proprio quelle che fate, quindi tazze, la cover dell'iPhone, per esempio questa qua che vedete, eccetera, sono tutte donazioni a favore dell'associazione proprio per farla crescere, per portare soprattutto i progetti nelle scuole, quindi l'alfabetizzazione emotiva nei ragazzi, la sensibilizzazione per quanto riguarda l'alcol e le droghe, insomma, tanti progetti su cui se abbiamo dei fondi possiamo avere delle gambe più forti per poter portare tutti questi progetti a compimento. Ragazzi, andate a visitare il link che Esatto. vi ho lasciato in Abbiamo lasciato in chat. tutto in chat. Purtroppo vedo che tanta gente è arrivata adesso e mi dispiace perché noi invece siamo proprio nella fase di chiusura ora. Quindi io vi ricordo che tutta la live la potete rivedere su YouTube, verrà Esatto, la caricata carichiamo tra qualche giorno. sì, 2 o 3 giorni la carichiamo, per cui la potete rivedere tutta quanta là. Noi intanto Laura ti ringraziamo tantissimo per essere stata Grazie nostra mille. È stata ospite. una bella chiacchierata. Guarda, Esatto. anche a noi è stata molto informativa, veramente molto utile. Io spero che alcuni miei amici se la riguardino questa live. Cattiveria tu. Vabbè. Hai lanciato un alert. Ah sì, ultimissima domanda, c'è cioè l'ultimissima cosa giusto che volevo chiederti. Se nel tuo canale YouTube c'è qualche video che ti aiuta a diagnosticare questa patologia del narcisista? Perché prima in chat chiedevano se c'era qualche Sì, video. assolutamente. Allora, se andate sulla playlist DSM-5, Ok. c'è tutto, sono tutti i disturbi mentali di tutto il DSM-5. Quindi scorrete nella playlist, in fondo ci sono i disturbi di personalità. Ci sono i disturbi del cluster A, disturbi del cluster B, del cluster C e c'è l'elenco esattamente di tutti i sintomi, quando si devono presentare, perché ogni sintomatologia è diversa, e trovate tutte le informazioni gratuite perché la playlist è assolutamente gratuita e disponibile Guarda, per tutti. ho trovato il video preciso, sono comunque i disturbi del gruppo B, giusto? Ah, dalla Yes. chat.
Per cui ve li link, ragazzuoli, questi qua, se volete andarvi a fare una un'autodiagnosi, non lo so, andate solo a vedere il video. Dalla chat ci ricordano, classica domanda che facciamo a tutti gli ospiti, se hai una lettura da consigliarci o anche uno o tre libri. Tre libri. Sul narcisismo? No, in generale, anche libri che piacciono a te. Proprio. In generale, ok, mi hai preso in contropiede perché sto pensando adesso cosa posso avere qua. Se vi è piaciuta tutta la parte relativa ai giochi relazionali, okay. E alle relazioni, alla coppia, vi suggerisco due libri molto molto belli che sono da loro collegati perché parlano di analisi transazionale. Uno si chiama Io sono ok, tu sei ok, e parla proprio delle relazioni con gli altri e anche delle relazioni tossiche. E l'altro è A che gioco giochiamo, dove proprio lo stesso orientamento, per cui sono due libri che si parlano tra di loro, è molto carino leggerli insieme, dove proprio si vedono degli esempi concreti di gioco tra bambino genitore, tra adulto genitore, bambino bambino, così magari potete anche trovare eventualmente delle concomitanze o delle somiglianze con le vostre relazioni, anche con i genitori, certo. Senza andare alle relazioni di coppia per forza. Esatto, molto, molto interessante. Ottimo, ottimo. Penso che li prenderò. I libri li pubblicheremo sabato sul nostro profilo Instagram, quindi esatto. Così non si dimentica nessuno. Grazie mille, Laura. Comunque, Laura, grazie ancora per essere stata con noi. Esatto. Mega chiacchierata, super informativa. Piacere. Noi vi ricordiamo ai nostri viewers, esatto, che noi ci vediamo domani sera alle 9:30 sul canale. Vi ricordo di andare a vedere il canale YouTube di Laura e anche il suo sito che trovate sempre in chat. E esatto. Vi auguro una buona serata, buona cena e ciao a tutti ragazzi. Buona cena, ciao.